Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, prima di celebrare degnamente questi santi misteri, vogliamo riconoscere i nostri peccati e chiedere perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo. Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo eri santo, tu solo eri Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, Tu hai spiato alla Beata Vergine Maria, che portava in grembo il Tuo Figlio, di visitare Santa Elisabetta. Concedi a noi di essere docili all'azione dello Spirito per magnificare sempre con Maria il Tuo Santo Nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele. Esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico, re di Israele, il Signore in mezzo a te. Tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà col suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Grande in mezzo a te. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza.
rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse, li conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Beata sei tu, Vergine Maria, che hai creduto, in te si è adempiuta la parola del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Gloria a te. Carissimi fratelli e sorelle, siamo giunti alla conclusione del mese di maggio e lo Spirito di Dio ancora una volta attraverso la sua parola parla al nostro cuore, alla nostra vita, ponendoci come esempio in questo momento la Vergine Maria, l'umile fanciulla di Nazaret. Ponendo dinanzi ai nostri occhi soprattutto la sua umiltà, una delle virtù che la caratterizza di più, che viene ben evidenziata in questo brano del Vangelo di Luca che abbiamo appena ascoltato.
Maria è la donna dell'umiltà. Maria è la piccola di Dio. Maria è colei che nella sua umiltà accoglie dentro di sé la parola di Dio, e questa parola di Dio prende carne, questa parola di Dio si lascia toccare, questa parola di Dio diventa salvezza per tutti gli uomini. Maria, ci ha raccontato il Vangelo, si alza per andare verso la cugina Elisabetta, toccata anche lei nella vecchiaia dalla grazia di Dio. Due donne che vivono nell'umiltà, l'ascolto della parola di Dio, e che la parola di Dio trasforma in messaggere di amore e di salvezza che proviene da Dio e dallo Spirito. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore, ha detto Elisabetta a Maria. Maria è beata perché ha incarnato dentro di sé la parola. Maria è beata perché si è lasciata guidare dalla parola. Maria è beata perché si è lasciata trasformare dalla parola. Maria è beata perché ha trovato conforto, sostegno e guida nella parola. E allora, oggi, in questo giorno in cui la liturgia ci invita a lodare il Signore per il dono di Maria, ma soprattutto a contemplare questa scena evangelica in cui Maria si reca dalla cugina Elisabetta per andarla a trovare, ma soprattutto per mettersi al suo servizio nell'umiltà, e la cugina Elisabetta che la proclama beata perché ha creduto, oggi la parola di Dio ci invita ad essere anche noi, uomini e donne, capaci di annunciare la parola di Dio nell'umiltà, nella mansuetudine, ma soprattutto di essere uomini e donne capaci di annunciare la salvezza di Dio ai fratelli che incontriamo. Mettiamoci anche noi in cammino per le strade del mondo. Chiediamo al Signore che ci dia la grazia di accogliere ogni giorno nella nostra vita, nel nostro cuore, nelle nostre famiglie, nelle nostre società, l'insegnamento della parola di Dio. Mettiamo al centro della nostra vita la parola e chiediamo al Signore che ci renda sempre più uomini e donne capaci di annunciare la misericordia di Dio a tutti quelli che incontriamo, così come ha fatto Maria. Guardiamo a lei, chiediamo a Maria, Vergine dell'ascolto, che ci aiuti in questo cammino di conversione e soprattutto ci dia la grazia, come lei ha fatto, di saper accogliere sempre di più la volontà di Dio nella nostra vita. Amen. Preghiamo il Signore perché ci faccia sempre più conoscere il mistero di Maria nella storia della salvezza, per imitare il suo esempio e godere sempre della sua protezione. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, affinché sperimenti sempre la protezione della Vergine Maria e incontri nel cammino interiore la gioia della salvezza portata da Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti i cristiani, affinché non si scoraggino né si vergognino dei propri limiti, sicuri che Dio si serve delle cose umili
per realizzare i suoi disegni di amore. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per ogni madre, affinché sappia attendere il proprio figlio con l'amore e il desiderio con cui Maria ed Elisabetta hanno atteso il frutto del proprio grembo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i devoti e i zelatori della Madonna del Santo Rosario di Pompei, affinché al termine di questo mese mariano continuino ad elevare preghiere a Maria Santissima con la speranza che la pandemia venga debellata. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. O Dio di amore, che hai costituito Maria madre di Cristo e madre della Chiesa, concedi a noi che la invochiamo con fiducia di essere liberati dai mali che ci affliggono e di incontrare te, eterna carità, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Ed ora pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, parole e gloria al suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Ti sia gradito, o Padre, questo sacrificio di salvezza che ti offriamo. Come ti fu accetta la carità della Madre Beatissima e del tuo Figlio Unigenito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancor più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Sono pieni della tua gloria.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella testa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il Beato Bartolo Longo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù, ti hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo,
avi pietà di noi. Agnello di Dio, che tole i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Divina.
Preghiamo. Ti magnifichi, o Dio, la tua Chiesa, perché hai fatto grandi cose per i tuoi fedeli, e con gioia riconosca sempre vivo in questo sacramento colui che fece sussultare San Giovanni nel grembo della Madre, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Prendiamo la